Ciao ragazzi, faccio oggi questo video perché spesso molti si chiedono e mi chiedono quale sia il miglior mazzo da fare che non faccia uso degli shaman. I shaman sono una delle carte più costose del gioco, quindi a molti risulta difficile riuscire a procurarsele, quindi spesso si pensa a delle alternative. Tra le tante alternative, la migliore è, non a mio parere, ma a parere di chi gioca a livelli competitivi è il mazzo Gyarados che andiamo oggi a vedere. Allora, partiamo subito dicendo che questo mazzo è più forte se al posto dei due Remoraid, dei due Octillery, gioca i due Shaymin, e poi qui si vanno ad aggiungere altre due carte, come ad esempio, se non sbaglio, io uso o i palloncini o un altro Fortunelmo, non so. Comunque è più forte la versione con gli Shaymin, ma la versione senza Shaymin è tra tutte le liste che non giocano gli Shaymin la più competitiva. La strategia del mazzo Gyarados, come avrete potuto vedere anche su un altro video del mio canale, è quello di attaccare con questo Gyarados che esce da antiche origini, e il suo principale attacco è questo. Super rappresaglia. Questo attacco infligge 30 danni in più per ogni segnalino danno presente su ciascuno dei due Magikarp in panchina. Quindi qui entra in gioco la strategia del mazzo, che è quella di mettere il più presto possibile questa carta, base segreta del Team Magma. Cosa fa la base segreta del Team Magma? Ogni volta che un giocatore prende un Pokémon base alla sua mano e lo mette in panchina, metti due segnali danno su quel Pokémon. Quindi ogni volta che andremo a mettere questa carta stadio in gioco un Magikarp in panchina, questo Magikarp si farà ben 20 segnali di danno. Quindi con 3 Magikarp in panchina e un Gyarados che attacca sono 210 danni al Pokémon attivo dell'avversario. Con 2 Magikarp sono 150 danni. Quindi con 150 danni, se poi ci andate a mettere anche un palloncino al posto dei Fortunelmi, il vostro Pokémon, del vostro avversario, se vi attacca sicuramente schiatta dopo avervi fatto 150 danni e dopo aversi preso i 60 danni del palloncino. Ad ogni modo, è molto meglio, soprattutto se non si hanno gli Shaymin, giocare questa carta Fortunelmo. Fortunelmo cosa fa? Ogni volta che il Pokémon acquista assegnata questa carta e il tuo Pokémon attivo viene danneggiato da un attacco del tuo avversario, anche se viene messo KO, pesca due carte. Il Gyarados inoltre ha questo potere, doppio Omega. Questo Pokémon può avere fino a due oggetti Pokémon assegnate, quindi se andiamo a assegnare due Fortunelmi e il nostro Gyarados subisce danno da un attacco, andremo a pescare quattro carte. Quindi grazie a questo Fortunelmo, che potete mettere anche in quattro copie andando a giostrarvi le restanti carte, ad esempio andando a levare, che ne so, una Streghetta, un'altra posta allenatori, andando a levare del tutto le bici da cross, potete quindi assicurarmi, grazie a Fortunilmo, ulteriori peschini per il vostro mazzo. I Shaymin in questo mazzo sono sostituiti dagli Octillery. Gli Octillery sono un Pokémon acqua, quindi va benissimo giocare le Subball, che le Subball vi permettono quindi di prendere Magikarp quando vi servono, Gyarados quando vi serve, Remoraid quando vi serve, Octillery quando vi serve. Gli Octillery ha l'abilità una sola volta durante il tuo primo turno, prima di attaccare puoi pescare fino ad avere 5 carte in mano. Quindi va benissimo in questo mazzo sostituirlo con gli Shaymin, quindi è il mazzo che risente meno dell'assenza di questi Shaymin. Quindi partiamo con i Pokémon, sono 4 Magikarp, 4 Gyarados, 2 Remoraid e 2 Octillery. L'obiettivo, come abbiamo detto, è quello di riuscire a mettere la base segreta del Team Magma prima di andare a giocare i Magikarp. Quindi un Magikarp, se lo avete, lo giocate normalmente, poi per mettere gli altri cercate di avere prima la base segreta del Team Magma. Se poi vi schiatto i Magikarp non è questo un grave problema, perché abbiamo delle carte che poi andremo a vedere, grazie al quale riuscirete a prendere i Magikarp dalla volta pila degli scarti e poi a rimetterli in gioco tranquillamente. Abbiamo poi due bici da cross. Le due bici da cross ci permettono di aiutarci a pescare le carte che ci servono. Una ovviamente andrà scartata, non è un grave problema in questo mazzo perché, come ho detto,
Se andate a scartare carte, se andate a scartare Pokémon, le potete riprendere con altre carte di cui fai uso questo mazzo. Carica speciale, rimischia due carte energia speciale dalla tua pila dei scarti nel tuo mazzo. Quindi carta in singola copia che vi aiuta moltissimo perché se questo mazzo fa uso soltanto di 4 energie in colore doppio, quindi sì. Due Gyarados o Magikarp a cui avevate segnato un'energia in colore doppia viene messo KO, grazie a carica speciale potete prendere quelle energie doppie e rimischiare nel mazzo. 4 cercasfide fondamentali, 4 enigma cronologico fondamentalissimi in questo mazzo. Cosa fanno? Si possono giocare due carte enigma cronologica alla volta. Il nostro interesse è quello di utilizzare il secondo effetto. Se gioca due carte, prendi due carte la tua pila degli scarti e aggiungi alle carte che hai in mano. Quindi, se abbiamo due enigma cronologici in mano, li giochiamo entrambi e possiamo andare a prendere due carte dalla nostra pila degli scarti. Possono essere, ad esempio, i due Magikarp, possono essere, ad esempio, un Magikarp e una Subbolo. Quindi, quell'altra Subbolo andrà a prendere l'altro Magikarp. Può essere, ad esempio, carte energie, carte aiuto. Quindi, gli enigma cronologici sono fondamentali. Fondamentalissimi in questo mazzo. La fune di fuga ci serve essenzialmente per scambiare, ad esempio, un Remoraid o un Octillery che abbiamo come Pokémon attivo e scambiare quindi con il nostro Gyarados. Anche se comunque se ne gioca in singola copia, perché il Magikarp se ci crepa non è un grave danno, perché come abbiamo visto è possibile andarlo a riprendere facilmente e inoltre un Pokémon non ex, quindi all'avversario pescherà soltanto una singola carta premium. Anche questa è la forza del mazzo, ovvero giocare Pokémon non ex, quindi c'è bisogno che l'avversario butti 6 Pokémon negli scarti per poter vincere. Poi abbiamo mappa della città, fondamentale perché ci permette di girare le nostre carte premium, quindi di volta in volta andare a scegliere la miglior carta tra quella dei premi da aggiungere alla nostra mano. Spesso mi è stata utilissima per andare a prendere energie, in quanto comunque 4 energie, se una finisce nei premi, fondamentale la mappa della città per prenderla subito quella carta energia e assegnarla al nostro Pokémon. Abbiamo poi 3 posti allenatori, che sono anche queste molto utili, ci permettono di vedere le prime 4 carte e scegliere una carta allenatore tra quelle e aggiungere alla nostra mano. Poi abbiamo Salva Amico, che è la terza carta fondamentale di questo mazzo. Cosa fa? Ciascun giocatore prende un Pokémon dalla sua pila di scarti e le aggiunge la carta che è in mano, quindi anche il nostro avversario, ma soprattutto noi, saremo in grado di prendere, grazie a Salva Amico, che ne giocano 4, quindi fino a 4 Magikarp o Gyarados o Octillery, qualsiasi cosa che ci è stata messa KO, riprenderla in mano e giocarla. Poi abbiamo 4 Subbol e 3 Ultra Ball che ci aiutano a prendere i nostri Pokémon. Abbiamo Elysio in singola copia, abbiamo N in doppia copia, Platan tripla copia, Senior e Junior, altra carta utilissima in questo mazzo perché ovviamente i nostri Pokémon ci verranno sicuramente messi KO, soprattutto se si tratta di un Magikarp, quindi se il nostro Magikarp si è messo KO, noi giochiamo Senior e Junior. Che facciamo con Senior e Junior? Andremo a prendere sicuramente un'energia, andremo a prendere sicuramente che ci manca la base segreta del Team Magma, attorno al quale ruota questo mazzo, la dobbiamo mettere in campo, andremo a giocare i Magikarp e quindi al prossimo turno saranno sicuramente più di 90 punti danno che faremo al nostro avversario, a seconda di quanti Magikarp avremo in panchina. Quindi Senior e Junior in doppia copia perché è utilissima. Poi Streghetta, Streghetta è una carta che si utilizza molto in questo ma in un qualsiasi mazzo, quindi in questo mazzo come in quasi tutti i mazzi si utilizza Streghetto per bloccare ad esempio l'abilità del Greninja, ma questo mazzo comunque lo soffre molto il Greninja, quindi è uno degli scontri più difficili contro sicuramente andrà a perdere, ma non ci sono mazzi perfetti, quindi è ovvio che ci siano mazzi contro il quale avrete difficoltà. Quindi si gioca questa Streghetta in singola copia per far fronte alle abilità dei nostri Pokémon, quindi non solo che siano Greninja, ma anche qualsiasi altro tipo di Pokémon con abilità. La base segreta del ma non riesco a pronunciarlo, del Team Magma, l'ho detto prima, a cosa serve? Ci permette di mettere i nostri
due segnali di danno sui Magikarp e quindi andare a fare danni col Gyarados in base al numero dei segnali. Fortunilmo pure ve l'ho spiegato, la pietra lieve anche in questo caso la potete assegnare ad esempio ad un Magikarp se lo avete come Pokémon attivo e in panchina avete un Gyarados pronto per attaccare, oppure a un Remoraid che vi è capitato di prima mano, e assegnate questa pietra lieve e andate a ritirarlo per mettere il Gyarados. Poi le energie sono 4 e sono 4 energie in colore doppio. Passiamo adesso al costo del mazzo, è l'ultimo punto di questa analisi del mazzo. I 4 Magikarp non costano niente, quindi dovreste avere, escono evoluzioni questi che ho io, ma dovreste averne, io ne ho una ventina di Magikarp. Poi ci sono i Gyarados che con 4 buste me ne prendete 4. Sono sì una carta rara, si sì giocata, ma con 4 pack anche di evoluzioni, qualsiasi altra espansione, 4 Gyarados li prendete. I Remoraid non costano niente, gli Octillery costano 2 pack, quindi 2 evoluzioni, quindi 4 evoluzioni prendete i 2 Octillery. Vicita Cross le dovreste avere, ma con un pack ne prendete 2. Carica speciale, mezzo pack. Cerca sfide valgono un pack ciascuno. Enigma cronologico con 2 pack ne prendete 4. Quindi fuga non vale niente. Mappa della città non vale niente. Posti allenatori dovreste averne, ma non valgono niente anche queste. Salva amico ne prendete 4 con un pacchetto. Esubull anche stessa cosa dovreste avere. Ultra Ball anche. Elisio vale mezzo pacchetto. Anche un pacchetto a volte va. N non vale niente, Vlad niente, Senior e Junior niente, Streghetta con un pack ne prendete 2. Poi la base segreta del team Magma vale 4 evoluzioni, spesso in pubblica nei scambi pubblici li mettono a 2 furie volanti, ma se offrite una furia volante ne prendete, riuscite a prenderne una. Purtroppo esce da questa espansione che non ricordo, se sbaglio, Double Crisis. E quel pack dove escono 7 carte, escono carte del team Magma e del team Hydro, quindi sono pacchetti abbastanza rari da trovare, quindi è per questo che è la carta più costosa del mazzo. Comunque è proprio questa. I fortunelmi non costano niente e le pietre lievi dovreste averne a centinaia, io ne ho 10, quindi anche voi dovreste averne un numero sufficiente. Quindi questo è tutto, questa è la strategia, questi sono i costi, questo è il mazzo, ci vediamo al prossimo video.